So I'm Major Egon Kessel. I'm the commander of the Dutch Armed Forces of the Military Rückendorf. Are you Major? Yeah. Il maggiore Van Kessel fa parte dell'aeronautica olandese e del K9 unit, dell'unità cinofila della is Air Force or Army? No, it's the Armed Forces, so it's the unit who is responsible for all Armed Forces military working. Okay, è la struttura che è responsabile di tutte le forze armate dell'Olanda. Ok, quante unità cinofile hanno? How many K9 units do you have in New York? I cannot tell the exact non posso dirti il numero totale, esatto. Indicativo? Between 300 and 400. Dai 3 ai 400. Ok, quali sono le loro specialità? E what are your specific specialities? We have three types of dogs. We have our search dogs, explosive. Hanno i cani per la ricerca, cani per l'esplosivo, patrol as well. And patrol. And immigration dogs. Controllo, quindi pattugliamento e anche controllo immigrazione. Because you're having a problem with immigration. Yeah, with the immigration in the ports. Nei porti hanno, essendo l'Olanda piena di porti, hanno problemi di immigrazione. Ah, quindi fanno proprio il controllo. Controllo sulle persone. And that's a special task of the military police. E quindi un compito speciale apposta per la polizia militare. Loro hanno un allevamento interno nel. So do you breed your dog internally in your structure? Or? No, that's a wish. È un desiderio che vorremmo avere, but we bought them from the market. Ma li prendiamo dal mercato. In Olanda abbiamo un grande mercato di pastori, di cani da pastore. Quindi praticamente loro si appoggiano a allevatori diciamo selezionati da loro. Yes, you get in touch with the breeders of the area. Selected breeders. Yeah, and we have a lot of almost in every town we have training grounds and In ogni città abbiamo delle organizzazioni che addestrano cani, insomma, che hanno dei riferimenti. Quali sono le razze che utilizzano maggiormente e come le utilizzano? What kind of dog breeds do you use more? Do you have a special breed? The Ok, pastore belga, pastore tedesco e olandese, la maggior parte. Yeah. E quelli sono i due tipi che usiamo di più. For which use? Same patrol. Same, gli stessi usi, pattugliamento, immigration. I pastori olandesi oltre al Malin ne usano altri? Besides. Perché sono quattro specie i pastori olandesi. Ok, Shepherd are four types. Yeah. Which type do you use most? The old Malin? The old Malin, Malvas. Of the four types you use the most, delle quattro usano di più quello che hai detto prima. Il tipo di addestramento che ho utilizzato con il cane. Che tipo di addestramento hanno, insomma, che tipo di impronta di addestramento hanno? What kind of training do you train the dog? I mean, according to the user. We train our dogs different kind of types. We have patrol dogs on the airbase. Abbiamo per esempio i cani da pattugliamento nelle basi aeree. Quindi nelle basi aeree usiamo il cane da pattugliamento. Then we have our patrol dogs, of course, for the military police. E hanno anche i corsi di pattugliamento per la polizia militare. And then we have our patrol dogs and our search dogs. E anche di pattugliamento e di ricerca. For transportation flights of the Air Force. Per il trasporto aereo dell'aeronautica. La ricerca su esplosivo, stupefacenti, che tipo also di ricerca? Also explosive and drugs, for example, or no, just explosive? Just explosive because the drugs is at the customs. Solo gli esplosivi perché in Olanda le droghe sono nelle dogane. Ok, e quindi sono other kind of dogs. Yep. Custom. Yep, utilizzano altri tipi di cani nei dogani. Ok. Il conduttore e il cane anche da loro vivono insieme quando vengono addestrati. Do carrier and dogs live together? Sorry. Do the carrier and dogs, conductor and dogs live together?
Yeah, the explosive protection dogs, they live together, so they go home with quelli dell'esplosivo sì, vanno insieme al conduttore. Vivono insieme? Sì, they live together. Yeah. And the other dogs? They stay on the airbase. E gli altri stanno invece nella base aerea. Gli altri, ah, ok. Quindi solo, solo gli esplosivi. Because the patrol dogs in the Netherlands are the same as a weapon. Perché i cani di pattuglia, di pattugliamento, sono gli stessi per le armi. Quindi they don't live together with the car, non vivono insieme al conduttore. Quelli che fanno ricerca armi? Sì, weapon search for weapon. No. So the patrol dogs, they stay on the airbase because the patrol dog is in our law, is the same as a weapon. So it's not allowed to bring the dogs. Perché il cane da pattugliamento è visto come un'arma, è detenuto in una base aerea. So. Ok, ho capito adesso la questione dell'arma. Che il cane è dog is like a weapon. Yeah. Has to be kept in the Quando vanno in pensione rimangono con loro oppure possono essere adottati? When a dog retires, can be adopted by a carrier? Yeah. So, sì, possono essere adottati. It's possible that the handler take the dog with him. È possibile che il conduttore porti il cane con lui. And we have some connections with families who are adopting our dogs. Abbiamo anche connessioni con le famiglie per adottare i cani. Sì, le famiglie. And we have a system that we hanno un sistema che visiteranno la famiglia per vedere se quel cane lì può stare con questa famiglia anche, quindi fanno delle visite specifiche per verificare se il cane può stare con una famiglia. Quindi diciamo che sono adozioni molto consapevoli, nel senso che to be adopted the dog, I mean people have to be aware. So it's a good system of connection. Yeah, è un buon sistema di connessione. And especially for the patrol dogs, we also watch if they have children or not. Anche specialmente per i cani da pattugliamento devono verificare se siano bambini che magari hanno un sistema diverso. Yeah. And our dogs go on retirement at age of 8 years old. A 8 anni vanno in pensione i nostri cani. Ah, tutti in qualsiasi specialità. Any specialty? No. It's around 8, some are 8.5, some are 7.5. 7.5, 8 vanno in pensione. But that's our policy that we want to give the dogs a good retirement. Perché vogliamo dare un buon posizionamento al cane, la nostra politica di terminare alle 7.5, 8 anni. Quanto tempo ci mettono per addestrarlo? How long does it take to train the dog? So the patrol dogs we will buy them from the owners. They are totally trained and then they are 2 years old. Quindi a due anni li prendiamo dall'addestratore a 2 anni. So it takes 2 years? Yeah, it takes 2 years. Quindi 2 anni ci vogliono. So we use them for the patrol dogs, we use them for 6 years. Per 6 anni invece per il pattugliamento. To train. No, 6 years to use. Service. Yeah. Sì, di servizio sono 6 anni. Okay, so 2 years training, 6 years. Work. Yeah. 2 di addestramento e 6 di lavoro. Ok, quindi vengono presi a 2 anni e fanno 2 anni di addestramento, giusto? No, they are taken. Okay, you bought a dog at 2 when they are 2 years already trained. Yeah, they already sono trained. Sono già addestrati a 2 anni. Sì. Ah, ok. A 2 anni quando inizio me ne sono già addestrati. And our search dogs, we will buy them from 1 year old. Invece quelli cani di ricerca li prendiamo un anno and then, they were trained almost 1 year. E vengono addestrati un anno and then they are ready for service. Siamo sono pronti per il servizio. Stavo pensando alle altre domande. Se lui ci vuole raccontare qualche curiosità intanto. If you want to tell, just thinking about other questions, if you want to say something like an anecdote of what happened. I have this moment we have a lot of missions. Al momento abbiamo molte missioni. That's the reason we have no dogs with us. Il momento è la ragione per la quale non abbiamo grandi cani con noi, grossi cani con noi al momento. Did a big mission last summer at the Olympic Games. Abbiamo fatto una missione grossa durante i Giochi Olimpici di Parigi. We stayed there for 2 months. Siamo stati per 2 mesi a Parigi. So yeah, some of them they have holiday right now. Alcuni di loro sono in vacanza adesso. E comunque la ragione perché non abbiamo tanti cani qui è perché non abbiamo siamo tutti in giro per il mondo, insomma, missione. So, normally next year we'll come back and we will bring our dogs for the demonstration. Prossimo anno porteremo dei cani per dimostrazione, sicuramente. Assolutamente. Assolutamente. Yeah, and there we work
together with also in Paris with the Olympics with the Italian colleagues. Abbiamo lavorato con i colleghi italiani alle Olimpiadi di Parigi, quindi con i francesi, gli spagnoli. So yeah, it's a good network and we have to work together. Abbiamo creato una buona rete per lavorare insieme con altri corpi. And we have to work together because yeah, it's we have the Olympic Games. We work together with a lot of countries because of the safety. Siccome ci sono stati tanti paesi, tante nazioni coinvolte, abbiamo fatto una buona rete anche per la sicurezza di tutti. That's why this is also a good opportunity for the network and know each other because yeah. Ed è importante conoscerci l'un l'altro, conoscere le varie abitudini e caratteristiche di ogni paese coinvolto. Sì, anche perché poi è comodo comunque anche il fatto l'addestramento soprattutto sull'esplosivo dovrebbe essere abbastanza similare dalla stessa nazione. Training on explosives should be similar from country to country. Yeah, I'm also the secretary of the military working group expert panel of the NATO. Ah, sono anche qui fa parte del segretariato militare della NATO. And we have our NATO STANAG, that's the standard NATO agreement. Yeah, abbiamo degli accordi degli accordi della NATO, insomma. And you have minimum requirements for every country. E ci sono requisiti minimi per ogni paese. So all training, all minimum requirements are the same for every NATO. Quindi tutti gli addestramenti, tutti i requisiti minimi sono gli stessi per tutti i paesi. So for commander, per NATO i comandanti, mission, per le missioni NATO. It's no difference between an Italian dog handler. Non c'è differenza tra cane italiano or il cane olandese e cane tedesco. Sì. Only in the language. Solamente la lingua. La lingua, sì, però l'addestramento è il medesimo. The training is the same. Questa è la cosa di bella. Di solito appunto un cane abbaia in olandese o un cane. Esatto. One dog bark in Italian, one dog. Ma infatti il problema è la nostra lingua, non la lingua dei cani. The problem is our language, not the language of the dog. Ok, so. Sì, io direi che se non ha altro da aggiungere, we can finish the interview. Thank you very much. Sì, facciamo una foto insieme.